Questa è la pizza infallibile. È così facile da fare che non sbaglierete più né la preparazione né la stesura. Non ci credete? E mo vi faccio vedere. Aggiungete il lievito e sale alla farina e mescolate. Versate l'acqua e se avete del malto sceglietelo dentro. Con un cucchiaio di legno incorporate la farina ma non impastate. Chiudete e fate riposare per un quarto d'ora. Poi fate qualche piega e riposo per un altro quarto d'ora. Stendete l'impasto sul tavolo e allargandolo come faccio io, qualche piega, poi fatelo in quattro parti e appallottolatele. Chiudete i panetti in un contenitore a temperatura ambiente fino a quando non raddoppiano, potrebbero volerci fino a 3 ore. Ora, rifate i panetti e lasciateli in frigo almeno 8 ore, ma più stanno e meglio è. Quando vi serviranno dovrete toglierli dal frigo almeno 2 ore prima. E ora, pomodoro, basilico, pecorino, mozzarella, olio e si va in cottura. Ed ecco la pizza infallibile, ben lievitata, alveolata, morbida e profumata. La ricetta completa la trovate nel primo commento. Ciao!